Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video tutorial. Allora ragazzi, come vi avevo annunciato nella presentazione della mappa, oggi ragazzi siamo su un video tutorial per quanto riguarda come scaricare la mappa of Bergman e il pacco aggiuntivo che vi dà direttamente questo forum, ovvero LS Mod Company. Allora ragazzi, stavo facendo questo video apposta ragazzi perché diciamo chi non sa usare questo forum, ovvero LS Mod Company, ve lo spiegherò subito subito io. Beh, funziona ragazzi come Farming Simulator Italia. Ovviamente dovete sempre registrarvi e via. Ora vi faccio vedere un attimo una cosettina ragazzi. Allora, questa qui è la sezione login e registrazione. Qui ragazzi voi dovete andare qui, registrazione, dovete cliccare avanti e poi qui ragazzi dovete mettere il nome, password e mail valida. Ragazzi, perché vi dico mail valida? Ovviamente un'email non è inventata, perché poi vi arriva un messaggio di conferma dell'email. Appena vi arriva la conferma dell'email, aprite la sezione della cartella posti in arrivo, aprite l'email e confermate con il link che vi dà, che vi trasporta direttamente in un altro link, e poi vi dirà il suo account è stato accettato, eccetera eccetera. Poi dovete mettere qua ragazzi il codice reCAPTCHA e vabbè, tanto lo sapete. Allora, io accedo ragazzi. Ok, per scaricare ragazzi ovviamente il link, cioè la mappa che ho messo sotto in descrizione sulla presentazione, che è questo qui. Ovviamente ragazzi, se voi non siete registrati o loggati, questo link esterno non vi spunterà, praticamente vi spunterà bianco perché non siete registrati o loggati. Quindi appena vi siete registrati o loggati, tanto ragazzi la registrazione vale solo una volta, poi il login lo dovete fare sempre, se no non potete scaricare niente. Appena siete loggati ragazzi, automaticamente vi spunta scarica, diciamo, è il link esterno, scarica link esterno URL. Voi cliccate qui e vi porterà su uploaded.net. Aspettate ragazzi che io disattivo un attimo adblock, perché sennò me lo blocca. Cliccate qui ragazzi, ovviamente io ho quella normale su uploaded.net, potete scaricare solo una cosa alla volta, cioè dovete aspettare un'ora. Invece chi ha diciamo il premium può scaricare sia più velocemente e potete scaricare quante cose volete. Quindi ovviamente che su uploaded.net, se non avete il premium download, non potete fare niente. Però ragazzi, potete aspettare anche un'oretta, ecco. Allora, agadian carpe, dovete mettere sempre il reCAPTCHA e poi ragazzi vi scaricherà automaticamente la mappa. Successivamente ragazzi, non dirò annullo perché già ce l'ho. Successivamente sotto, sempre sotto, è tutto ragazzi, si trova tutto nella mappa. Sotto c'è il download dello start vehicle, come ragazzi io vi ho lasciato anche sotto in descrizione della presentazione della mappa parte 1 e parte 2. Andate qui. Ovviamente dovete sempre aspettare i 30 secondi, però, come ho detto prima, automaticamente vi dirà un errore perché vi dice di aspettare un'ora. Quindi, ragazzi, vedete voi. Purtroppo è così: se non avete il premium download, non potete fare nulla. Quindi non è tanto difficile, ragazzi, è una cosa facilissima. Diciamo, la sto facendo un po' dettagliata, almeno così non venite sotto nei commenti e ogni volta a scrivere ma spiegaci come si scarica su quello, cioè su
LS Mod Company, niente. Come vedete, ragazzi, vedete che c'è un mi arriva, diciamo, un errore che significa, aspettate che lo traduco, così almeno ve lo dico, che ha raggiunto il massimo numero di download gratuiti per questa ora. Riprovo nuovamente, in un'ora ho acquistato uno dei nostri premium premi. Però comunque, ragazzi, dovete aspettare sempre un'ora. Ok, ragazzi, spero che questo video breve vi sia piaciuto. Ovviamente l'ho fatto questo video, ragazzi, per chi non sa usare LS Company e chi, diciamo, non sa scaricare le mod su questo sito, su questo forum. E niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, sotto in descrizione vi lascerò tutti i miei link dei social network. Ovviamente vi lascerò anche il sito di Team Tiger. Comunque, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!